ha raggiunto il ragguardevole traguardo di 107 anni, il nonnino più longevo di Locri e dell'intera Locride. Ieri, nella sua abitazione a Locri, in Contrada San Fili, nonno Cosimo Giuseppe Cammeo ha spento ben 107 candeline, circondato dall'affetto dei figli Pietro, Nunziato e Teresa, e poi dei tanti nipoti. A festeggiare con lui l'invidiabile traguardo c'era anche il sindaco della città, Giovanni Calabrese, e il consigliere regionale, Raffaele Senato, insieme a diversi componenti dell'esecutivo municipale. Calabrese, a nome dell'amministrazione comunale, ha consegnato a Cosimo Cammeo una targa sulla quale è stato riprodotto il certificato di nascita del festeggiato. Nonno Cosimo, nel ringraziare l'amministrazione comunale per il dono ricevuto, ha dato appuntamento a tutti il prossimo anno, aggiungendo se Dio vuole. Cosimo Cammeo ha raccontato durante la festa qualche episodio della sua lunghissima vita, a cominciare dalla Seconda Guerra Mondiale, che lo ha visto imbarcato in una corvetta militare, dove faceva il cuoco ed aveva il compito di far mangiare per 100 uomini, e ancora del suo matrimonio, avvenuto all'età di 49 anni con Caterina Galata. Nonno Cosimo, dopo essere stato congedato, ha ricordato di aver lavorato per 15 anni ai Bagni Minerali. Su quello che ritiene sia il segreto della sua longevità, ha detto che è da buon ex marinaio cuoco è lui stesso ad occuparsi di ciò che mangia, e fino a 2 anni fa ha aggiunto: tutte le mattine bevevo quasi mezzo litro di vino. Ha comunque evidenziato di aver sempre tenuto una vita sana, accudendo gli animali e lavorando i campi. Ha ricordato le sue battute di caccia domenicali, quando mi alzavo, dice, la mattina presto per cercare le cartucce con la sua macchinetta a mano, e di quando andava in bicicletta in provincia di Catanzaro a comprare ceci e fagioli, e la mattina presto andava a vendere al mercato le ricotte fatte con il latte delle sue mucche. Poi, particolarmente emozionante, è stato il momento in cui nonno Cosimo ha spento le candeline, accompagnato da un prolungato ed affettuoso applauso. Era fidanzato o no sulle navi? Fidanzato. Sì o no? Sette, 12 mesi senza scopo che c'era naica. L'andava tutto il bocco uomini erano. Quella signora che. Lo arabo. Conosceva qualche arba donna? Ah. Conosceva qualche arba donna? Sì, non mi ricordo. E poi lavorava nei bagni pure, i bagni minerali lavoravi? I bagni minerali, sì. Lavorai qualche 3 anni. Con la sentita da Provvidenza, Sassari, Catanzaro e Reggio. Gli faceva da mangiare? Sì, si faceva da mangiare. Come cuoco, primo cuoco e 5-6 persone al mio comando. Ah, quindi comandavi tu? Sì, senz'altro. Li trattavi, mangiavano bene? No, mangiavano primo, secondo, terzo. E in cucina quante persone eravate a cucinare? 5-6. E tu eri il primo cuoco? Ma è il primo cuoco che doveva rispondere, era io, cucinava per 100 persone. E da mangiare chi ti faceva? La spesa chi la faceva? La spesa faceva un capore maggiore a terra. E infatti andavamo a bordo, compravamo tutto a bordo. Bravo! Senti, ma... quando ti sei sposato, è vero che tu hai cucinato? Sì, tutta la notte ho cucinato. Ho fatto canna arrostata, canne bistecche, cotoletti. E dove ti sei sposato? Qua a San Fili? San Fili, San Fili. Dove c'è il frantoio? Sì, sì, sì. E la notte hai cucinato e la mattina ti sei sposato? Sì, a mezzogiorno mi sono sposato a Chiana e sono venuto a San Fili e mangiamo a San Fili.